Giornata lunga al porto di Reggio Calabria nel giorno del primo arrivo di migranti autorizzato dal Ministero Salvini. Sea-Watch 3, arrivata al porto verso le 6 del mattino con 232 persone a bordo, è potuta ripartire solo dopo la mezzanotte. La polizia giudiziaria infatti ha prima raccolto testimonianze dal comandante in un colloquio durato circa 4 ore. Poi, quando sembrava che fosse accordata la partenza, i funzionari della questura di Reggio Calabria si sono avvicinati alla nave, bloccando l'autorizzazione e chiedendo ai giornalisti, oltre a me anche dei colleghi della televisione franco-tedesca Arte, chiedendo appunto di visionare ed acquisire il materiale video relativo al salvataggio del 5 giugno. Al nostro rifiuto, per ragioni deontologiche, è stato prospettato un sequestro coatto dell'attrezzatura e un rischio di denuncia per ostacolo alle indagini. A quel punto, d'accordo con l'equipaggio della Sea-Watch, abbiamo deciso di fare acquisire il materiale e quindi siamo stati accompagnati in questura dalle vetture della squadra mobile. Solo dopo il trasferimento dei video e la verbalizzazione della procedura, verso mezzanotte Sea-Watch è ripartita per dirigersi verso la zona SAR. Ora in questo momento a bordo della nave si fanno le pulizie e da questa mattina dalla strumentazione di bordo leggiamo già 5 chiamate di richiesta di soccorso emesse dal centro di coordinamento di Roma.